Potrebbe arrivare nella giornata di mercoledì l'investitura di Tommaso Pellegrino a presidente del Parco del Cilento, Valodidiano e Alburni. Dopo la seconda audizione alla Camera si svolgerà infatti la votazione in Commissione Ambiente che darà il concreto via alla nomina, visto che già c'è stata la votazione positiva in Senato. Certo, si dovrà poi attendere la firma del ministro Galletti, più o meno a fine aprile, ma i giochi sono ormai fatti. Non così ancora per la comunità del parco, dove la data del 28 aprile incombe. In quell'occasione si dovrà eleggere il presidente della comunità del parco, il rappresentante cioè dei sindaci dell'area protetta, e i quattro delegati che siederanno nel direttivo. E da quella data non ci dovrebbero essere ulteriori slittamenti, come accaduto invece in passato. Ne sono convinti lo stesso futuro presidente Pellegrino, che vuole uscire dall'impasse facendo tornare il territorio alla guida del suo parco, e almeno in linea teorica anche i sindaci, che vedono nella fine del commissariamento e nella nomina del sindaco di Sassano ai vertici dell'ente la spinta per trovare un accordo e smettere di tergiversare. Restano però dal lato pratico le difficoltà oggettive nell'indicare nomi e persone e nel farsi da parte. Al momento solo la comunità montana Bussento, Lambro e Mingardo ha votato Cono D'Elia come suo possibile candidato ad entrare nel direttivo. Gli altri enti montani prendono tempo. La Gelbison Cervati dovrebbe riunirsi mercoledì pomeriggio. La Lento Montestella non ha ancora deciso la data, ma non dovrebbe tardare di molto ancora a indire l'assemblea. In questo caos generale, mentre si fanno vari nomi, spunta la candidatura diretta e senza mezzi termini del sindaco di Celle di Bulgheria, Gino Marotta, a presidente della comunità del parco. La nomina di Pellegrino, ha detto, e l'individuazione della terna, da cui il ministro dovrà scegliere anche il futuro direttore del parco, ci obbligano ad assumere per intero le responsabilità di amministratori del territorio. Marotta dunque, che già rivestì l'incarico per 10 anni, è pronto a mettere a disposizione la sua esperienza, perché, dice, i prossimi 5 anni saranno vitali per l'ente parco, ma soprattutto per l'intero territorio.